Ardea, in provincia di Roma, e siamo all'interno di un festival artistico che si tiene tutti gli anni durante la stagione estiva. Oggi è il 30 giugno e il festival ha inizio con la sua nona edizione. Questa nona edizione abbina diversi appuntamenti che cominciano con una mostra d'arte e si concludono con un concerto. Il primo appuntamento di questo festival vede la partecipazione del maestro Sergio Guerrini all'interno di una mostra organizzata dal collega, anche lui artista, Roberto De Luca. Dopo la mostra si è poi tenuto un concerto con ben 9 elementi di sassofoni guidati dal maestro Daniele Caporaso, docente di sassofono al Conservatorio Ottorino Respighi di Latina. E quindi do la parola a Roberto De Luca, curatore della mostra, e a Sergio Guerrini, l'artista che ha esposto nel corso di questo primo appuntamento. Grazie. È stato un piacere accogliere l'invito ad organizzare con loro la parte di mostra artistica dell'intero festival. Ho selezionato 5 artisti, ognuno che porta un concetto contemporaneo, e caratterizzeranno le 5 date del festival ad apertura, che saranno poi concluse dal concerto. Passo la parola al maestro Sergio Guerrini. Bene, sì, è stato un piacere non essere invitato in un contesto così interessante e bello. Eccoti qui, mostra personale alla Domus Dane. Parlaci delle tematiche che porti in campo in mostra. È un po' complicato, però diciamo che parto dal sociale, quindi il mio sviluppo è sempre sulla gente, sugli eventi che la gente trasmette, no? Attraverso le proprie problematiche e le proprie crisi. Quindi cerco di metterli in grafica. Diciamo, poi c'è stata la parte provocatoria che può attirare il pensiero. Cioè la gente deve uscire pensando quello che ha visto, perché gli ha provocato certe sensazioni, cosa prova. E quindi questo è quello che cerco di trasmettere attraverso l'immagine. Che infatti questa tua provocazione è proprio quello che io dicevo, che vai a perturbare. Esatto. L'arte contemporanea non può più rifugiarsi nel pittoresco, nel sublime. Hanno fatto il loro tempo. L'arte contemporanea, figlia di questo tempo che ha visto degli sconvolgimenti epocali e che è in un momento di transizione ecologica, di transizione digitale, di transizione sociale, in cui dobbiamo ripensare tutti i paradigmi, la tua arte ci fa pensare. È quello che conta, porti dei concetti, delle tematiche che sono del tuo tempo, ma sono contemporanei e li percepiscono tutti, perché tutti comunque sono qualcosa che è smosso. Infatti quello, il mio fine è proprio quello di trasmettere proprio queste sensazioni. E se un'opera lo trasmette, vuol dire che ho raggiunto uno scopo. Questo nasce dalla mia esperienza argentina. Io sono vissuto in Argentina per diversi anni, sono ritornato per diversi anni, era durante il periodo della dittatura militare. Ho avuto amici di desaparecidos e questo fa parte di tutto un progetto sui desaparecidos, sulle torture, sulle violenze e sul non ritorno, perché poi molti di loro sono stati gettati in mare e morti, desaparecidos per questo. E questo è stato un periodo molto triste, no? Ho cercato di inserirlo in certe immagini, quindi l'icona deve trasmettere questa sensazione. E poi non ci dimentichiamo che le guerre sono uguali in tutto il mondo, le torture, la violenza. Questo faceva parte di un rapporto, diciamo, anche se poi tecnico, no? Perché qui c'è un lavoro anche grafico molto, molto importante. Diciamo, se tu vedi questo lenzuolo che avvolge, oppure può essere anche, come si chiamano, quello che è nei manicomi,
camicie di forza. Le camicie di forza, per cui è... cioè, c'è sempre questo dramma che esce fuori in tutte le immagini che io cerco di portare avanti. Gradevoli. Mi scuso per l'orario, ma ci ho avuto un contrattempo. È sempre piacevole venire qui e sentire questa bella musica e soprattutto vedo tutta la forza e l'organizzazione che ogni volta Dario ci mette per organizzare questi eventi. Vedere tanta gente così è veramente piacevole nel nostro territorio e è anche un segno di soddisfazione per tutti quanti. Vi ringrazio, buon proseguimento, grazie. Thank you.